Buongiorno, Biblioteca Lazzarini, come posso aiutarla? Buongiorno, io vorrei prenotare due libri, ma non so come fare. Potrebbe aiutarmi, per favore? Certamente, per prenotare un libro è sufficiente andare sul catalogo, cercare il libro che ci interessa, che in questo caso è. Allora, Se scorre il sangue è il primo titolo che mi interessa. Lo cerchiamo e dalla scheda completa del libro, clicchiamo in alto a sinistra su questo riquadrino e poi clicchiamo Esegui qui in alto. Ci manda alla pagina di prestito online. Lei ha già le credenziali, giusto? Ho le mie credenziali. Perfetto, le inseriamo e ci manda nella pagina di richiesta del materiale. Qui vediamo che il libro è disponibile e che possiamo richiederlo da questo tasto a destra. Nella pagina successiva ci chiede conferma della richiesta del materiale, clicchiamo di nuovo su Chiedi e il materiale ora è registrato e lo possiamo vedere nel nostro scadenziario. Cercava qualcos'altro? Sì, vorrei anche Sepolcri di Cowboy. Perfetto, torniamo al catalogo, torniamo alla ricerca per campi, rifacciamo la ricerca. In questo caso, come può vedere, il libro è fuori in prestito. Anche in questo caso possiamo fare la richiesta del materiale. Selezioniamo il quadratino in alto a sinistra, clicchiamo di nuovo su Esegui, ci chiede nuovamente la password e ce la chiederà ogni volta che ci sloghiamo da prestito online. Quindi la reinseriamo e torniamo nella pagina di richiesta del materiale per il libro Sepolcri di Cowboy. In questo caso il libro non è disponibile da subito perché è in quarantena. Quindi questa risulta come prima prenotazione. Clicchiamo comunque su Chiedi materiale, confermiamo la richiesta e ora ce lo ha registrato in una sezione separata dello scadenziario. Qui ci sono i materiali disponibili per il ritiro, mentre questi sono quelli che non sono ancora disponibili. Ma allora come funziona? Mi chiamate voi quando i libri sono pronti? Certo, nel momento in cui sono state raccolte tutte le richieste, a fine giornata viene compilata la lista e viene contattata nell'arco dei successivi 3 giorni per concordare l'appuntamento. Perfetto. Mi scusi, un'ultima cosa. Anche mia figlia è iscritta al prestito. Posso fare la richiesta delle credenziali anche per lei? Certamente, basta andare sul sito della biblioteca e in alto da Servizi Online, il quarto link, troviamo la sezione del prestito online con il modulo per richiedere le informazioni o il codice per il prestito. È sufficiente scrivere la richiesta. Inseriamo il nome e cognome, il numero della tessera, importante, e l'indirizzo email. Qui clicchiamo sull'accettazione del trattamento dei dati personali e qui in fondo su Invia la tua segnalazione. La password la dovrà inserire, sempre tornando dal sito della biblioteca, in questo link che si chiama Prestito Online. In entrambi i campi va inserito il codice che le arriva per email e nel momento in cui clicca su Entra le chiederà di inventarsi una nuova username e password. Username e password possono essere identiche, ma devono avere almeno 8 Benissimo, grazie mille per le informazioni. A presto allora. caratteri. Auguri, arrivederci. Ciao.